Se hai mai avuto sintomi come questi, probabilmente hai avuto un attacco di panico. Gli attacchi di panico sono una sensazione di paura intensa che può farti sentire come se stessi per morire oppure perdere il controllo. Come superarli? Gli attacchi di panico possono essere un disturbo a sé stante oppure un sintomo di un quadro più complesso. Nel primo caso ne soffri senza motivo apparente, mentre nel secondo potrebbero ad esempio essere legati a una fobia. Se hai la fobia di trovarti in mezzo alla gente, ti può venire un attacco di panico mentre sei immerso in una folla, ma non in altre occasioni. Gli attacchi di panico possono essere molto spaventosi. Eppure nessuno ne è mai morto. Inoltre, un'altra buona notizia è che questo è uno dei disturbi più facili da superare. A dispetto di quanto potresti pensare, più un disturbo psicologico è acuto, più generalmente si supera facilmente. Sono invece i problemi meno acuti, sordi, quelli che ti trascini dietro a mezza intensità, che possono richiedere un tempo maggiore. La strategia più generale per superare gli attacchi di panico consiste nel non cercare assolutamente di scacciare queste sensazioni o di evitare le situazioni che te le provocano, ma fermarsi invece ogni volta e aspettare che passino, anche se possono volerci delle ore. Con un po' di pratica imparerai finalmente a superarli. Ovviamente la prima cosa da fare al primo episodio di attacco di panico è consultare il medico per escludere cause di qualunque altro tipo. Se il medico ti dirà che si tratta di ansia, allora potrai continuare a vedere questo video. Andando più nello specifico, l'esposizione graduale è la tecnica comportamentale fondamentale, che consiste nell'affrontare le situazioni che ti causano il panico in maniera progressiva, iniziando con le situazioni meno ansiogene e aumentando gradualmente la difficoltà. Questo ti aiuta a imparare a gestire meglio le emozioni e a diventare più sicuro di te nelle situazioni che ti causano ansia. Si chiama graduale perché insieme al terapeuta metterete a punto un programma specifico e gradualizzato di allenamento, decidendo insieme quali sono gli step da percorrere per desensibilizzarti un po' alla volta. Questa tecnica si basa su un principio neurologico chiamato abituazione. Se tu fornisci lo stesso stimolo ripetutamente, dopo un po' l'organismo inizia a rispondere in maniera sempre meno intensa, cioè ci si abitua. La terapia breve strategica è un intervento che mira a fornire un aiuto rapido e mirato utilizzando una varietà di tecniche. In terapia breve strategica le tecniche per superare gli attacchi di panico sono essenzialmente due: il diario di bordo e le peggiori fantasie. Il diario di bordo consiste nel prendere sistematicamente nota delle circostanze in cui ti trovi, secondo un protocollo prefissato, nel momento stesso in cui stai avendo un attacco di panico, annotando luogo, persone, situazioni e via dicendo, e componendo in questo modo un vero e proprio diario, che dovrai poi riportare al terapeuta, che potrà utilizzarlo per capire meglio come condurre la terapia. Le peggiori fantasie sono invece un esercizio mentale da fare da soli, ogni giorno, dove si immagina gli scenari peggiori possibili su ciò che potrebbe accadere quando l'ansia si scatena. In altre parole, è una simulazione esagerata di ciò che potrebbe accadere. In questo modo, con l'esposizione graduale ti alleni nella pratica, mentre con le peggiori fantasie ti alleni nella mente. E l'obiettivo è, in entrambi i casi, di ottenere l'abituazione, cioè la desensibilizzazione rispetto agli stimoli esterni ed interni che ti causano l'ansia. Se stai lottando contro gli attacchi di panico e non riesci a superarli da solo, rivolgiti a uno psicoterapeuta per farti insegnare come riuscirci in tempi brevi. Gli attacchi di panico si possono vincere,